Oggi diamo ai nostri telespettatori un motivo per venire ad Albenga. Ci troviamo sulle alture e qui siamo in mezzo degli ulivi dove nasce un processo di lavorazione. Dove siamo? Lo diciamo ancora meglio. Sì, qua ci troviamo a Campo Chiesa d'Albenga, in collina, dove è molto fitta una piantagione di olive, dove praticamente inizia il processo, diciamo, tradizionale, e dove viene fatta la raccolta mediante battitura, che poi viene conferita praticamente ai frantoi della piana di Albenga. E su questa immagine andiamo a conoscere meglio un tipo di lavorazione delle olive più tradizionale. Noi abbiamo un frantoio che è un misto tra il tradizionale e il moderno. Abbiamo una molitura a pietra che adesso voi riprenderete, quindi le olive vengono spaccate e ridotte in pasta mediante delle macine in pietra e la successiva separazione avviene per centrifugazione, quindi sfruttando la diversità di peso specifico tra acqua, olio e sansa si ottiene una separazione. Tutta la lavorazione è esclusivamente meccanica. Noi lavoriamo esclusivamente olive che provengono da un 15-20 km di distanza, quasi esclusivamente varietà taggiasca come quella presente poi nella vasca di lavorazione. La lavorazione inizia solitamente ai primi di novembre e finiamo negli ultimi anni, siccome c'è una maturazione precoce rispetto agli anni passati, ai 15-20 di gennaio. Un prodotto finale sicuramente all'altezza dei tempi, quindi dal punto di vista organolettico ma anche chimico-fisico. Per far capire ai nostri telespettatori come nasce l'olio, parliamo delle varie fasi della lavorazione. Quali sono? Dunque, le olive dopo che sono state raccolte, diciamo che entro le 24 ore vengono portate al frantoio in casse di plastica, vengono lavate, se c'è ancora qualche foglia vengono defogliate perché c'è un aspiratore che aspira ancora le foglie e dopodiché vanno a finire dentro il denocciolatore. Pasta delle olive va a finire in una gramola di acciaio, appunto sotto azoto, in modo che non va a contatto con l'ossigeno il prodotto e quindi c'è meno ossidazione, e dopodiché va a finire dentro un decanter che non è altro che una centrifuga praticamente che separa la parte solida dalla parte liquida. Sindaco, insomma, anche un intenditore delle cose buone di casa nostra. Sono tanti anni che faccio anche l'olio, quindi mi fa ovviamente piacere e doppiamente poterlo assaggiare qua in questo splendido luogo, tra l'altro olio di ottima qualità. È un prodotto che fa bene alla salute. Io dico sempre che è sempre meglio friggere anche con un olio extravergine di oliva che non con oli di oliva o con oli di semi in generale, perché l'olio extravergine di oliva è quello che tiene di più il punto di fumo. Quindi è quello che anche scaldandolo resiste di più prima di liberare delle tossine che possono essere poi dannose per la salute.